amici, questa settimana vi raccontiamo alcune uscite didattiche vissute dai nostri studenti. I ragazzi delle classi terze della secondaria hanno vissuto una bellissima esperienza a Firenze. 3 giorni di divertimento e cultura. Vediamo il servizio. Siamo qui in diretta da Firenze, il Duomo è a pochi passi da noi. Oggi purtroppo per le classi terza A, terza B e terza C si conclude una gita piena di emozioni, avventure, posti religiosi, cultura, arte, storia che si fondono insieme per creare un'unica magia, una grande magia. Ora vi mandiamo in diretta il servizio. Un'altra fantastica avventura è stata quella vissuta dalle classi quinte che per qualche giorno si sono recati in Toscana. Ecco il resoconto della loro gita. I giorni 2, 3, 4 ottobre noi alunni di quinta A e quinta B ci siamo recati in gita a Polonia in Toscana. Il viaggio è stato molto bello e particolare. Abbiamo visitato molti siti storici degli Etruschi, come le necropoli, dove ci sono le tombe, e l'acropoli, dove ci sono templi e case. Le guide turistiche ci hanno accompagnato, erano ben preparate e pronte ad accogliere le nostre 1000 domande. Inoltre, bisogna dire che il paesaggio attorno a noi era fantastico: colline, pini marittimi e, ciliegina sulla torta, il mare. È stata anche un'esperienza che ci ha aiutato a consolidare le vecchie amicizie e a farcene di nuove. Questo grazie ai lavori di gruppo svolti e alla distribuzione delle camere. Ognuno di noi, infatti, ha avuto la possibilità di stare in stanza con un amico scelto personalmente e con altri individuati dalle maestre, anche appartenenti alle altre sezioni. L'hotel che ci ha ospitato aveva camere spaziose, era immerso nella natura e da lì si poteva ammirare il territorio toscano. Tra le esperienze avvincenti che abbiamo fatto c'è il percorso Le Grotte del Parco Archeominerario di San Silvestro. Le consigliamo anche claustrofobici perché il fascino dei minerali distrae dalle proprie paure e rende l'escursione interessante. Le classi quarte invece hanno esplorato la natura passando dall'ambiente fiume al parco Sigurtà. 2 giorni di lezioni all'aperto per coprire aspetti della storia e del passato osservando reperti, vivendo a contatto con la natura, prima osservando l'ambiente dei fiumi Mincio e Po, poi vivendo una mattinata al parco Sigurtà. Per finire in bellezza una sosta a Caviana per diventare artigiani e modellare la creta per costruire un vaso con la tipica tecnica colombino. Abbiamo passato del tempo con i nostri amici insegnanti e abbiamo cercato di collaborare. Cosa volete di più della vita? È finita la gita delle 4. Alla linea! Ora vi mostriamo come hanno vissuto l'accoglienza i bambini del Granidio. Via al servizio! Il 2 settembre nel nostro campus è iniziato il Granidio. Durante il periodo dell'ambientamento i bambini hanno vissuto esperienze sensoriali con la melagrana e hanno sperimentato il contatto diretto con la natura all'interno del giardino del benessere. Una sorpresa è poi arrivata: l'amico spaventapasseri. Da Jacopo e Sofia è tutto. Alla prossima settimana!